Ciao, altro gruppetto di Funko Pop, questa volta è del film dei My Little Pony, ne ho solo due, e sono Fluttershy come Sea Pony, il film, devo ancora vederlo, ok, però intanto ho preso i pop perché ho detto se no mi sa che spariscono e non li vedo più. Allora, Fluttershy e Tempest Shadow. Vabbè, questa sarà la recensione più corta della mia vita. My Little Pony The Movie, numero 15. Lei è il numero 16. Che carina! Oh mio Dio, vabbè. Fluttershy Shiponi. Tutto così. Di questa serie c'era Rainbow Dash. Oh, mamma mia. Pinkie Pie a Sea Pony, Twilight Sparkle a Sea Pony e Fluttershy a Sea Pony. Mentre wow, ah ok, questa era infatti exclusive, quindi lei probabilmente in America era venduta in qualche negozio separata. Poverina, perché vabbè. Ok, vediamo un po' di aprire queste scatole, bello anche il. Retro con tutti i pony disegnati nello stile del film. Qua non c'è. Cioè, no, oh mio Dio, è bellissima. Qua c'è su Cutie Mark, sulla pinna, dall'altra parte e anche dall'altra parte. Bravi Funko. Le ali si sono trasformate in due pinne trasparenti, bellissimo. E poi c'è la sua pettinatura fatta così, le orecchie, eccetera. Bellissimo, può anche muovere la testa. Completamente no, non proprio. Beh, insomma, può girarla parecchio. Poi c'ha un piccolo difetto, a meno che. Ah no, ok, era solo un residuo togliibile. Bellissima. E poi c'ha la coda che fa da basetta. E poi c'è lei. Exclusive. Neanche lei c'ha scritto. Vabbè. Qui c'è il simbolo di. Oddio, come si chiama? Del cattivo, non mi ricordo. Di. La tempesta. Boh, vabbè. Lei c'ha qualche residuo qui. Vediamo se si riesce a togliere. Qualche pezzettino, vabbè. C'è un'espressione seria, però è così carina. Qui c'è il suo corno spezzato, la criniera così. Vabbè, poi cercherò di togliere sti residui. Bello la tuta, eccetera, eccetera. Bella, bella. Bene, qua è, vabbè, la recensione più corta della storia, ma va bene. Allora, alla prossima. Ciao ciao!